La nostra visita a Saluzzo non inizia dal suo centro storico ma dalla frazione di Castellar, poco fuori dalla cittadina. Seguendo la strada verso la Valle Bronda, è subito visibile l'imponente castello che sovrasta la frazione, abbarbicato su un costone roccioso. Risalgono al 1357 le prime notizie attendibili sulla sua storia, anno in cui Azzone, eredita dal padre Tommaso II, conte di Saluzzo, sia il castello che il feudo. Quella data segna comunque il possesso di tutta la struttura per la famiglia e di suoi eredi che vi abitarono fino agli anni 40 del XX secolo. Non poche furono le vicende che videro il castello semidistrutto da incendi, durante la prima metà del Cinquecento e terremoti che lo danneggiarono in modo consistente. Fu dunque rimaneggiato molte volte e l'ultimo intervento di rilievo fu quello effettuato tra fine 800 ed inizio 1900, che seguendo il gusto in voga presso la borghesia e la nobiltà, portò all'aggiunta del ponte levatoio e delle torri merlate in stile neo-medioevale. Essendo attualmente di proprietà privata, non è possibile se non in caso di eventi particolari visitare gli interni. Non ci rimane che lasciare Castellar e dirigerci verso il centro di Saluzzo. Arrivati al parcheggio in piazza Garibaldi, nei pressi della cattedrale, iniziamo a dare uno sguardo attorno. La cattedrale, conosciuta anche come Duomo di Saluzzo, venne costruita tra il 1491 e il 1501. Prese il posto di un'antica pieve romanica dedicata sempre a Santa Maria, di cui si trovano documenti a partire dall'anno 1000. La costruzione, eretta a collegiata nel 1481 da Papa Sisto IV, nel 1511 divenne sede vescovile per volere del Papa Giulio II. A metà 800, fu realizzata la scalinata in sostituzione di quella del 600. La facciata, in mattoni a vista, è caratterizzata da tre portali d'ingresso. Internamente la cattedrale è a tre navate con volte a crociera. La volta della navata centrale è decorata in stile neogotico e risale a metà del 1800. Pure dell'Ottocento sono i tre affreschi che decorano la controfacciata, con episodi tratti dalle vite di santi locali. Dominano l'altare maggiore un gruppo di 11 statue lignee degli inizi del XVIII secolo. Affianca l'edificio un campanile della seconda metà del XVIII secolo. Ma ora immergiamoci nella via principale di Saluzzo per poi dare uno sguardo alle stradine più piccole che salgono verso la Castiglia, anche se oggi non riusciremo a visitarla. L'impronta medievale della città si nota in molti palazzi che, pur se ristrutturati tra l'Otto e il Novecento, mantengono molti elementi dei secoli precedenti. Al centro di Piazza Vineis, fa bella mostra di sé la statua, in marmo di Carrara, dedicata allo scrittore e patriota Silvio Pellico. Il monumento, realizzato nel 1863, raffigura l'autore de Le mie prigioni appoggiato a un ceppo da cui pende una catena che ne rappresenta il suo calvario. Continuiamo la nostra camminata immergendoci nelle coloratissime vie del centro storico. Tra piccole botteghe che rimandano al passato e opere appese ai muri l'atmosfera è davvero bella. Anche i piccoli negozi hanno mantenuto un non so che di antico, ed ognuno di essi è caratterizzato da qualcosa di particolare. E per ritornare ad uno dei più illustri personaggi di Saluzzo, ci ritroviamo proprio nei pressi della sua casa natale.
Una lapide ricorda la vita e l'opera di Silvio Pellico. Dei lunghi ed abbastanza bassi porticati, sembrano riportarci ai secoli in cui queste strade dovevano essere popolate di contadini e commercianti che arrivavano da ogni dove per vendere le loro mercanzie. I ristorantini che invece in alcuni punti hanno preso il posto degli antichi mestieri, sono davvero carini e particolari. Ma sono tanti gli edifici che riportano ancora oggi vecchi stemmi o comunque riferimenti al loro glorioso passato. Molto bello questo continuo alternarsi tra modernità e storia, non c'è che dire. E dopo questo bagno di storia, arte e scorci davvero belli, è giunto il momento di dedicarci a qualcosa di buono. Spesse volte quando veniamo a Saluzzo ci concediamo una pizza gourmet in un locale che ci ha conquistato già la prima volta che lo abbiamo casualmente scoperto. Tra un'ottima birra artigianale ed una pizza alta croccante con ingredienti di pregio, tra quelli locali e quelli provenienti dal sud Italia terminiamo la nostra passeggiata. Una grappa piemontese ed un brandy spagnolo poi mettono il sigillo finale. Occorre dire che Saluzzo offre molto di più del percorso ridotto che abbiamo fatto noi. Di grande pregio sono anche la Castiglia, antico castello sempre del locale marchesato e trasformato in carcere nell'Ottocento, e Casa Cavassa, sede anche di un museo. Speriamo che il video ti sia piaciuto, e se ti è piaciuto iscriviti al canale. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Grazie.